88.000 imprese femminili in Puglia, 31.000 nel territorio tra il Barese e l'Abate, che fanno della regione la nona in Italia e la terza al sud, dopo Campania e Sicilia. Fa tappa a Bari il Giro d'Italia delle donne che fanno imprese, il roadshow promosso da Unioncamere, con il diretto coinvolgimento dei comitati per l'imprenditoria femminile. I numeri sull'occupazione in rosa, infatti, sono in crescita, almeno a leggere gli ultimi report di Banca Italia. Ma non basta, crescono i servizi alla persona, alloggio, attività immobiliare, consulenza. Il divario di genere nei livelli manageriali in compenso resta. 23.000 aziende arrivano dal comparto agricolo, ma ce ne sono in tutti i settori e oltre 1.600 di queste superano il milione di euro di fatturato, quasi un centinaio. Taglia il traguardo dei 10 milioni di euro, 209.000 le donne che ricoprono ruoli in organico, ma lo scenario è meno aperto se si parla della tolda di comando delle società di capitali, che ne vede soltanto 27.000 al timone. Abbiamo pensato che in questo momento storico di involuzione, perché è brutto da dire, ma purtroppo è questo che stiamo affrontando, la prima arma da utilizzare sia un corso di formazione. E quindi abbiamo pensato di strutturare questo percorso di formazione, diviso in diversi punti. I punti sui quali ci vogliamo soffermare sono la violenza economica, well-being, finanza e bandi, che penso siano poi più acclamati.